Sì, buongiorno, eccomi qua. Scusate il ritardo ehm, perché stavo preparando una cosa, poi sul, oh, su YouTube Studio non vedevo assolutamente la, la chat, ho dovuto fare un refresh del, dell'ambiente ed eccomi qua. Però comunque, come sempre, vedo che non siete tutti quanti. Allora, io vi raccomando sempre di salutare, dire qualcosa, insomma almeno vedo chi c'è e chi non c'è, altrimenti poi... Eh, se qualcuno magari è presente alla lezione però non si è eh, qualificato in chat io poi non lo so e quindi lo metto assente e dopodiché con tutte le conseguenze del caso come mai oggi, non si, oggi niente musica? Eh beh, perché appunto ho avuto un po' di problemi a preparare delle cose eh, dunque vediamo chi c'è allora dunque Matteo ciotututu. voi eravate anche puntualissimi penso Adesso neanche non mi mostra qua il, il timestamp, vediamo, attivo disattiva il timestamp, ok, riattivato. Allora, 9.59, qualcuno è stato anche così zittito da Nightbot, vediamo cosa è successo, cosa ha fatto questo soggetto qua, visualizza messaggi eliminati. No, oggi c'è qualcosa che non va con... Con la chat, non si sa perché. Boh, vabbè. E dunque, allora Andrea Basso, Cespissot Gambino uh, Bisacchi Antonio Rettura è stato sospeso. Cosa ha fatto Antonio Rettura? Sicuramente ha postato un sacco di emoti. Ho tutto in maiuscolo. You are the missing. Ah, ecco. Stop spamming symbols. The Beneditis. Matteo, con Rettura, sì, ma calmati. E lui fa il suo mestiere. Anche basso, anche basso è stato sospeso. Aumenteremo i 5 secondi a tutta l'ora, magari. Basso, pressot, Alessandro Malice. Bon. io quello che continuo a non vedere. Giustini, ok, eh, ma non sarebbe per niente. Eh, Odorico, niente, dovrò off, off, effettivamente parlare con la segreteria in modo da telefonare a casa perché non, non, non lo faccia. Mm, vabbè, allora, dunque, innanzitutto eh, vorrei, come ho fatto con le altre classi, anche per rivedervi, perché voi vedete me, ma io non vedo voi, quindi non mi ricordo più neanche come siete fatti, sicuramente. Eh, già con i nomi. C'è qualche problema? Professor Ricco ha problemi di connessione seri, eh, però io ho bisogno anche di mettermi in contatto con lui e lo farò tramite telefono perché eh, lui deve farmi la eh, verifica di recupero del primo quadrimestre. Mi, mi pare che è lui, sì esattamente. Allora, siamo bellissimi: se sì, ogni tanto c'è qualcuno che anche eh, su Instagram si fotografa con i capelli tagliati cortissimi. E, mi detto, e faccio anche lei, prof, sì, che sa cosa viene fuori poi, no? come l'ultimo dei i cani o dei i gatti. Vabbè, basta scherzare. Allora, passiamo alle cose serie. Io ehm, devo assolutamente, prossima settimana, fare la verifica. Quindi, se, ti, se, se siete d'accordo, ehm, tentarlo uoce, ehm, vorrei fare un collegamento tramite Google Meet. Così anche vediamo che tutto funzioni, ma l'ho già visto. Comunque, eh, non sa cosa ha fatto mia madre i miei capelli. Si fidi. Sì, ma io devo, dovrei farlo da solo, quindi è ancora peggio la cosa. <ride> anche se ho visto un po' di tutorial, gente con due o tre specchi, addirittura qualcuno astutamente cosa fa? Si mette davanti allo specchio, si pone la, la webcam di dietro. Con il monitor davanti e quindi riesce anche a tagliarsi i capelli. Non è una cattiva idea, però sinceramente non, eh, non vorrei mai. C'era un anno a Stranzano, uno studente arrivato rapato zero. Ho detto: Ma che hai fatto? Eh, ho detto a mio fratello di tagliarmi i capelli. Ha sbagliato di usare la macchinetta, mi ha fatto una riga in mezzo e quindi l'unica situazione, l'unica soluzione era questa. Vabbè, allora quindi io direi. E adesso dovrei vedere ovviamente sull'agenda, però la prossima settimana tipo venerdì barra sabato perché mi pare che il primo maggio capiti. Vediamo subito quando capita il primo maggio. Il primo maggio capita di venerdì, quindi beh, potremmo, diciamo che potremmo farlo. Ecco, giovedì prossimo, no? Io potrei fissare andando a vedere sull'agenda giovedì prossimo un orario che sia magari distante da altre video lezioni perché altrimenti diventa pesante la cosa no sabato no prof no perché 25 eh, 25 aprile è venerdì sabato si fa ponte ponte a casa neanche avessimo chissà cosa fare ovviamente 25 è festa non si fa lezione sabato però eh, forse era ponte anche a scuola non mi ricordo sinceramente vabbè allora io direi c'è il recupero di matematica, ecco, sapevo io, no? Il recupero di matematica, io devo fare il recupero anche di, di telecomunicazioni con Odorico che dovrò appunto telefonare in famiglia per mettermi d'accordo con lui. E, ho capito, venerdì non si può, come se si può? Venerdì è festa, è 25 aprile, abbiamo forse fatto lezioni durante la sospensione per le vacanze di Pasqua? Cioè, vabbè che ormai è tutta una vacanza, parliamoci chiaro, no? Eh, se no anticipo mercoledì prossimo allora come già detto innanzitutto ci collegheremo in eh, google meet io poi invierò a tutti un po' in anticipo ovviamente poi invierò a tutti a una certa ora ben definita eh, sì ma io ho il dovere perché l'ha detto il preside dobbiamo fare i recuperi del primo quadrimestre dobbiamo fare anche verifiche scritte barra orali eh, come già detto, verifiche orali casomai soltanto per chi è fatto male, per recuperare lo scritto. Ecco, dicevo quindi, eh, ci collegheremo in Google Meet un 10 minuti prima dell'orario stabilito per la verifica scritta. Dopodiché parlerò, spiegherò un po' le varie cose, invierò alla vostra casella di posta elettronica istituzionale. Quindi, per questo è assoluto, assolutamente un must che tutti l'abbiate attivata, che ovviamente la consultiate. Vi manderò il testo. Del, del compito oppure potrebbe anche essere che mando il, il modulo google appunto la vostra casella di posta elettronica una delle due cose oppure qualcosa di alternativo non so su ed modo devo ancora capire ma penso che ho il, il diciamo il, il compito scritto come facevamo durante le lezioni in presenza oppure un eh, modulo google e vi dirò appunto un certo numero di, di, di un congruo periodo di tempo per svolgere il compito al termine del quale voi ovviamente scriverete davanti un quaderno, nome, cognome data e quello che avete elaborato lo invierete alla mia casella di posta elettronica entro il tempo concordato perché come abbiamo detto se consegnate in ritardo verrà considerato questo l'ha detto il dirigente scolastico come compito consegnante in bianco quindi dovete no, allora Saranno ovviamente domande eh, con risposta multipla o sarà qualcosa da scrivere, insomma da spiegare in maniera molto sintetica. Questo è quanto. Allora, detto questo, mi tolgo dalla visione e andiamo a vedere, però prima devo andare a modificare la pagina perché nella fretta tante cose non sono riuscito a farle perché stavo ancora fotocopiando per la lezione successiva che ho al termine della vostra. Ok, qua ci siamo, già che ci siamo facciamo anche la seconda. Visualizza, qui. dopo sono pronto per il bisogno o come si dice per la bisogna, così in maniera un poco antiquata. Adesso ancora qualche istante. Insomma, avete problemi con le connessioni? Anche quello succede. D'altra parte purtroppo eh, qua si vedono tutti i, i, i flows, tutte le mancanze del sistema, perché ovviamente va tutto bene in tempi normali, poi quando succede quello che è successo ovviamente non siamo preparati, quindi si mancano le strutture, parliamo non soltanto del discorso eh, ospedaliero, delle cure, ma anche proprio per quanto riguarda l'infrastruttura eh, informatica, che infatti è un po' sotto un po' sotto stress. Ok, allora, vediamo un po' se c'è qualche novità in, eh, in chat. No, ogni tanto li va via la corrente. Beh, ma allora non è un problema di connessione, no, se li va via la corrente. No, dove ho scritto ho letto ho letto male. Uh, tutto, tutto, li va via, no, ho letto male. Boh. Eh, ah, si sì, va via la corrente, boh. Allora, non è connessione, è corrente. E se compri un eh, gruppo di continuità. Allora, dove eravamo rimasti, eccoci qua eravamo rimasti a questa cosa qui, alla classificazione delle memorie. Ecco che mi tiro via. Ho fatto proprio un qualcosa di televisivo, una dissolvenza incrociata. Anzi, l'ultima volta, se vi ricordate, avevo parlato del, del CIS latency, cioè praticamente della latenza che si ha per quanto riguarda eh, diciamo, il tempo di accesso alle, alle memorie. No? Abbiamo visto come praticamente viene abbreviato con la lettera CL che sta per C, la C di, di, di CIS e la L per latency e indica praticamente è un numero che indica quanti periodi di clock sono necessari per accedere alla memoria. Quindi ovviamente... Più basso il numero, più è veloce l'accesso alla memoria. È un numero che si trova di solito sui, sui blocchetti di memoria, no? Poi ci sono anche dei test per fare delle cose. Quindi avevamo visto come ci fosse l'esempio: che nel caso di un clock da 200 MHz, quindi piccolo. Se, se, siamo, se pensiamo ai, diciamo, a, ai dati a cui siamo eh, abituati oggigiorno. Okay, qua devo ancora un po' aumentare il volume ecco perfetto se no poi sentivate un po' troppo basso una delle tante cose che ho iniziato a fare nel setup dicevo quindi che eh, oggigiorno parliamo di frequenze di clock di gigahertz no? 200 megahertz fa ridere comunque in questo esempio dice che se avessimo un clock da 200 MHz e un CL pari a 2 avremmo praticamente un tempo di accesso che sarebbe il rapporto fra il CL cioè il 2 e la frequenza di clock CH di 200, ottenendo quindi 10 nanosecondi. Voi capite quindi che se invece abbiamo un valore di CL sempre pari a 2 per una frequenza di clock 10 volte maggiore, quindi eh, 2 2 gigahertz, scusate, 2000 MHz, sono 2 gigahertz. Ecco che ovviamente avremmo un nanosecondo, quindi un tempo di accesso molto più veloce. E voi sapete che in, nelle elaborazioni con il del microprocessore. E, dovendo eh, elaborare istruzioni che sono contenute nelle celle di memoria e dovendo anche prelevare dati o scrivere dati nella memoria, quanto più veloce questo tempo di accesso, e tante più operazioni possiamo fare in nel, nell'unità di tempo, quindi maggiore la velocità del, di elaborazione. Bene, detto questo, andiamo quindi a vedere eh, la classificazione delle memorie. Oh, ovviamente, giusto per dirvi così poi non, non, non prendete paura. Come si diceva, nella verifica eh, non ci saranno queste cose che sto, mh, di cui sto parlando adesso, cioè per quanto riguarda i sistemi programmabili, ma come si diceva, questo vi, vi, così, vi esorto a fare mente locale, a farvi un appunto, come si diceva, faremo una verifica secondo me sarà molto semplice, ma è giusto per verificare che insomma, le cose fondamentali che vi ho spiegato siano state acquisite. No? Quindi parleremo nella verifica, ci saranno quei discorsi delle porte logiche, quindi come già detto l'altra volta, prendete un po' come, come, mh, come esempio quella prima verifica che ho le varie verifiche che vi ho dato da fare per casa, i compiti per casa, che sarà qualcosa esattamente di, di, di simile. Quindi, abbiamo che corrette fatemente locale quindi per porte logiche eh, simboli delle varie porte logiche eh, tabelle della verità e quei grafici per vedere appunto no? vedetevi il primo compito il primo esercizio per casa che avevo dato e poi vedremo ancora quelle, quel discorso sui Ehm, sui sistemi combinatori, il multiplexer, demultiplexer eh, e infine i flip flop, con eh, insomma, fino a lì, ecco, escluso quindi i sistemi programmabili di cui sto parlando oggi. Allora, come possiamo classificare? Ecco, l'ho appena detto, quindi casomai non la radio non ripete, ti vai a rivedere il live su YouTube quando verrà pubblicato il termine della live e avrai risposta. No? Se vuoi, ti dico comunque il. Eh, numero delle pagine da studiare che erano praticamente da pagina o oh, vediamo qua dal vostro libro spero che abbiate tutti quanti l'edizione giusta da pagina ripetere più da studiare perché sono cose che avevamo viste ancora in classe in febbraio da pagina eh, 78 fino a pagina non ve lo dico subito fino a pagina 111 anzi 110 anzi sì, più o meno 110 109 ovviamente certe cose le ho saltate ho appunto fatto soltanto un riassunto eh, potrebbero essere domande che differenza c'è fra un flip flop jk, JK e un flip flop eh, SR, cos'è un LCD? Magari disegnare, scrivere la tabella della verità di, di un flip-flop. Ovviamente, vi verrà specificato se, cosa si intende eh, che livello alto, livello basso, quando attivo, insomma. Rivedetevi poi i vari discorsi. Ok? Quindi, allora eh, diciamo che avete detto giovedì prossimo avete matematica, la fissiamo per mercoledì prossimo magari adesso vado a vedere sul registro elettronico datemi un istante e così eh, vediamo subito come siete eventualmente la fisso direttamente perché qua è come chi ultimo chi prima arriva bene al meglio alloggia no nel senso che chi si prenota per primo la lezione frega gli altri no è tipo eh, instagram cosa c'è su instagram allora Vediamo che vediamo quando abbiamo. Boh, un messaggio vuoto sovraccarico di richiesta ai nostri sistemi. La preghiamo di provare tra qualche minuto. Ci scusiamo per il disagio. Va bene, non mi è possibile neanche accedere al cisto elettronico. Quindi, come vedete, c'è con la didattica a distanza. Tutto Sta cedendo, compreso spaggiari e non è la prima volta che succede una cosa di questo genere, vediamo se riesce ad aggiornarlo. Ma fa qualche minuto vuol dire che in questo momento non ce la fa. Niente, chiudiamo. Vabbè, insomma, diciamo che eh, di base allora la fissiamo per mercoledì prossimo, se poi vedo che ci sono problemi. Casomai eh, vedo di mettere uh, in un'altra giornata o oh, nulla esclude che magari la facciamo al pomeriggio o oh, niente, non verifica da due ore per carità, un qualcosa da mezzo, da un'ora scusatemi, no? Poi comunque sarò io che in base a quello che vi chiedo voi intanto pensate a studiare che insomma queste cose non dico che andremo nel particolare eh, tipo a ricordarsi a memoria cose che non mi ricordo neanch'io però i concetti fondamentali sì allora telecomunicazione mercoledì prossimo e poi chiaramente devo mettermi d'accordo con Odorico per il suo recupero, che anche, che anche non deve temere, ma non è che lo scopo è quello di picconare, per carità, è solo di vedere appunto che avete imparato qualcosa, perché fondamentalmente la scuola serve a questo. No? Poi non è che quando finirete scuola voi basta studiare, no? perché se andrete a lavorare comunque dovrete sempre avere una formazione continua a seconda del lavoro che fate. Chiaro, se portate le pizze, cosa potrebbe essere soltanto l'aggiornamento? Ah, guarda che adesso c'è il coronavirus, quindi devi metterti la mascherina, devi metterti i guanti, devi pulirti le mani e quant'altro. Però se andate a fare un, un, così, un lavoro nel ramo tecnico o informatico, chiaramente anche il software e anche l'hardware eh, evolvono nel tempo quindi dovrete comunque imparare cose nuove. No? Allora, mercoledì prossimo, quindi che siamo... Uh, siamo il 23 22 il 29 29.04 04 orario boh, vedremo chiaramente se la mattina avete già due tre perché vedo che voi siete quelli che fate più live di tutte le altre classi che ho io no tutto con eh, certificazione cisco e quant'altro quindi siete particolarmente quindi potrebbe anche capitare che la facciamo di pomeriggio comunque poi ne parliamo eventualmente eh, possiamo discuterne tramite posta elettronica o io mando il solito DM a, a, così, a chi mi segue su Instagram, dopo vediamo. Va bene, fatta questa lunga premessa, eh, ci abbiamo messo 26 minuti per la cronaca, fra una cosa all'altra. Qua siete in 15, cioè in 14 presenti sul, sul, sul live, perché chiaramente uno sono anche contatto io, in quanto sto controllando che Tutto vada bene sul tablet con un altro account, quindi mancano, mancano in due persone. Poi controllerò. Allora, quindi, classificazione delle memorie: abbiamo innanzitutto la memoria operativa o di lavoro, che è quella praticamente che viene chiamata anche eh, Working Storage, no? Eccola qui. Eh, praticamente eh, deve essere eh, una, una um, memoria che ha una velocità molto elevata, in quanto la, la memoria contiene sia il programma che i dati. Era questo, mi pare, l'architettura di... di, di so, la macchina di Turing o l'architettura di Neumann, qualcosa del genere, perché diciamo che eh, nel... Così c'erano stati già calcolatori nel passato, nell'antichità, no? la Pascalina, cioè praticamente macchine che, ehm, meccaniche fondamentalmente all'inizio che facevano dei calcoli fondamentalmente. E poi siamo passati alla parte elettrica. Poi la, la, la rivoluzione è proprio stata quella di eh, avere nella stessa parte, nel, cioè nella memoria in pratica, sia il programma sia i dati su cui il sistema eh, fa le sue fa le sue, ehm, eh, le sue elaborazioni. Ovviamente i dati possono essere dati di partenza su cui il programma eh, agisce e li elabora restituendo dei valori che possono essere dei valori che vanno a modificare i valori di partenza oppure dei valori, dei dati completamente eh, differenti da questi, no? Ok. Ovviamente, eh, voi sapete, le memorie sono eh, a semiconduttore, in pratica sono tanti transistor e sono praticamente, come vedremo più avanti, delle memorie che prendono il nome di RAM. R -A -M, no? Poi abbiamo la memoria tampone, detta anche buffer memory. Cioè, praticamente è una memoria ancora più veloce eh, della precedente. E in pratica mh, è fatta con dei registri, non ho parlato dei registri, ma in pratica serve per memorizzare eh, dei, delle quantità molto piccole di dati che però magari eh, servono per essere elaborati nel breve termine. Quindi, invece di andare... No, eh, quella, quella famosa che si chiama dunque, nel microprocessore: no? ci sono varie, eh, eh, varie memorie appunto, eh, tampone, buffer memory su cui la, la cache. ecco, Non mi veniva la parola. Le cache, dove praticamente sono di vari livelli con mh, capacità più o meno grandi, con velocità più o meno mh, elevate, dove appunto si sì, vanno a mettere dei dati che è un po' per statistica. Eh, si può pensare vengano eh, utilizzati nel breve periodo eh, più spesso quindi senza andare ogni volta a prelevare dalla memoria ram questi dati se li ho qui in una zona un po' eh, privilegiata ecco che posso aumentare la velocità di elaborazione. Eh, un caso qua lo dice il libro è rappresentato dal, dai registri interni o microprocessor. Beh, adesso voi praticamente in programmazione penso che Avrete parlato dei registri, no? adesso non so che linguaggio fate, ma per esempio anche in assembly si vanno a inserire dei dati nel registro. Dopodiché si va a, a sommare. E dopo che, insomma, il, nel registro viene istituito il valore della somma, no? quindi c'è tutto un, un gioco su questi registri. Poi abbiamo la memoria di, ba, di massa o bulk storage. In pratica questa, a differenza delle precedenti, è più lenta però ha la possibilità di memorizzare molti ma molti più dati. E ovviamente gli esempi, già li conoscete, sono gli hard disk dei PC, che possono essere gli hard disk tradizionali, cioè quelli a dischi rigidi magnetici, oppure gli SSD che stanno ormai prendendo sempre più piede, che sono molto più veloci. Poi anche lì che avete USB, che tutti quanti, gli USB stick che tutti conosciamo, che ovviamente sono delle memorie di massa, più lente ovviamente, ma dipende anche dalla velocità. Oggi siamo arrivati, mi pare, allo standard... 3. Eh, qualcosa, un'altra distinzione che possiamo fare è quella fra memorie volatili e non volatili. Allora, mentre la, le chiavette USB e i dischi, gli hard disk eh, sono delle memorie non volatili, in quanto una volta che noi spegniamo il computer, i dati che abbiamo eh, memorizzato al loro interno rimangono finché non li cancelliamo noi o finché c'è un guasto questo Proposito mentre nel caso dei dischi rigidi magnetici, quando così il disco sta un po' per cedere, si ha un piccolo sentore sia per qualche rumore particolare, <coughs> sia anche perché eh, cominciano a aumentare il numero eh, dei settori difettosi. Quindi, quando cominciano a, a manifestarsi questi piccoli problemi, è buona cosa fare un bel backup e comprare un altro disco rigido. Mentre purtroppo sono più veloci, sì, però gli SSD hanno il brutto difetto che nel momento in cui eh, cedono, e qua cedono in maniera elettronica, più meccanica, cosa che succede con i dischi rigidi magnetici, una volta che l'SSD ha ceduto, a ah, mano infinita. Adesso non so se ci sono delle possibilità, dei, dei software che permettono di recuperare il recuperabile. Ecco, quindi a fronte di una velocità molto maggiore, purtroppo eh, questo è un po' il difetto degli SSD, però comunque eh, anche producono meno calore, quindi consumano meno energia elettrica e soprattutto sono stati implementati all'inizio nei PC portatili proprio per risparmiare la batteria. Mentre le memorie volatili sono quelle che ovviamente una volta spento il computer eh, non conservano i dati. La RAM è un esempio. Mentre il BIOS, quello che viene ehm, diciamo, attivato quando si accende il computer, Voi sapete no? quando permette il pulsante di accensione, c'è il eh, POST, Power on Self Test, cioè il test che viene fatto all'inizio della partenza del computer che va a controllare che tutte le parti hardware siano funzionanti, quindi che la scheda video funzioni, che l'hard disk sia partito e quant'altro. Il POST, dopodiché, va. A interrogare il BIOS Basic Input Out System, cioè praticamente è un programmino che è contenuto appunto in un, in un chip che è una memoria non volatile, è, un, è un, sì, no, una memoria che, i cui dati vengono mantenuti anche grazie alla batteria tampone che è all'interno del computer. E quindi in pratica cosa parte? In questo. Il BIO semplicemente è quello che fa partire il sistema operativo. Quindi, dopo aver controllato che tutte le parti hardware funzionino, comincio a, a caricare eh, il sistema operativo. Diciamo che è Windows 10. No? Quindi, comincio prima a prendere le, le, le informazioni che servono per avviare, dopodiché, vengono attivati tutti i servizi, finché, alla fine, dopo un po' di tempo, perché ovviamente. Ci vuole un po' di tempo, almeno col disco rigido meccanico, finalmente il sistema è operativo. E Ci vuole boh, più di un minuto, anche due, dipende poi dalla, da quanti software sono eh, diciamo caricati nel, nel computer. Perché poi c'è da caricare tutto il registry, che è un file enorme. Più programmi inseriamo, più aumentano le, le sue dimensioni. Quindi ci vuole più tempo per caricarlo. Va bene, quindi, memoria non volatile, appunto, è questa è la RAM fondamentalmente, no? Mentre quella appunto per il, in cui è contenuto il BIOS, e quella è una memoria non volatile. Poi abbiamo ancora un'altra eh, distinzione. Abbiamo le memorie ad accesso sequenziale, sequential access, dette anche seriali, e quelle ad accesso casuale, random access. Beh, diciamo che ehm, quelle ad accesso sequenziale, ovviamente, erano un po', ehm, diciamo, il must, quello utilizzate agli albori all'inizio dell'IT, del, del, dell'Information no? dell Technology, quando il sistema migliore per memorizzare programmi e anche dati era quello dei nastri magnetici. Se vedete qualche film un po' vecchiotto di fantascienza, magari vedrete questi saloni con eh, tanti armadi in cui dentro c'erano dei, 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 come dei restatori a bobine in pratica. Ecco, quindi quando c'era da caricare un nuovo programma o una nuova serie di, di dati, l'operatore doveva andare a prendere in archivio il nastro contenente il programma necessario o i dati necessari, caricarlo nella macchina che appunto doveva andare a leggere tutto dall'inizio fino alla fine eh, i, i dati appunto memorizzati sul nastro magnetico. Voi capite quindi che se io volevo andare a cancellare un dato o scrivere un dato dovevo andare a, a, a leggere tutto eh, cancellare fino a un certo punto e dopodiché riscrivere da quel punto in poi quindi insomma in parole povere è eh, molto molto tempo necessario perché chiaramente se io voglio accedere a un dato su una bobina devo andare a, a, a svolgere o a riavvolgere tutta la bobina fino a mettermi in, in corrispondenza del dato che voglio o del programma di quello che è insomma che voglio leggere o scrivere quindi i tempi sono molto lunghi, invece le memorie d'accesso casuale, random access, appunto, sono quelle in cui io posso andare, come in una specie di battaglia navale, direttamente a, ad accedere a un dato, no? perché diciamo, è come se avessimo, appunto. La, la scacchiera o la battaglia navale ho le coordinate no? riga e, e colonna e quindi posso andare a individuare immediatamente con questi due riferimenti di riga e di colonna il dato all'interno di questa matrice. Vabbè mh, Quindi come si diceva appunto posso, posso accedere in maniera molto molto più veloce. Infatti non è un caso che appunto la la RAM, che sta per, lo vedremo fra poco, Random Access Memory, appunto è una memoria d'accesso casuale in cui io posso accedere appunto direttamente. Allora, come già detto prima, le memorie eh, sono realizzate con dei semiconduttori, in pratica sono dei, 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 sì, dei transistor eh, che poi posso con dei impulsi eh, fare un'operazione di lettura o di scrittura. No? Una volta invece le memorie erano fatte con delle ferriti, cioè praticamente c'era un anellino di, di ferrite, materiale magnetico, attraversato da tre fili, no? Quindi praticamente io eh, potevo andare a, diciamo, magnetizzare in un modo o nell'altro modo il, il magnete, no? Cioè potevo fare polarità, diciamo, nord-sud che gira in senso orario o anti-orario e quindi in base al diciamo, al verso dell'amantizzazione, potevo dire, boh, lì c'è un 1, c'è uno 0, più c'era un terzo filo che mi permetteva di andare a cancellare il dato, vabbè. Ma insomma, questo dovrebbe... Ma si vede nella letteratura, non so se c'è anche nel, nelle bacheche a scuola, perché è una cosa molto, molto vecchia. Anche questo fa parte della preistoria dei computer. Comunque, allora, abbiamo le memorie ROM, R-O-M, o read, non real, ma read, qua c'è un errore, cancelliamo, read only memory, memoria a sola lettura. E, e questa è praticamente quella che eh, costituisce appunto il, il BIOS, cioè il famoso chip, no? il famoso circuito integrato che eh, costituisce la ROM, è una memoria a sola lettura, quindi non ci possiamo scrivere, non possiamo modificarla, in cui praticamente eh, i dati vengono eh, memorizzati durante la fabbricazione. Sono ovviamente di tipo non volatile. E, qua cosa, a cosa può servire? Appunto qua dentro ci può essere il, il programma, quello che, che serve per far partire il computer. Vabbè, comunque diciamo che eh, ci sono ROM che vanno da capacità di 256 bit fino a oltre un megabit. La tecnologia più usata è quella MOS, beh, sarebbe metal oxide semiconductor. Vabbè, ma qua non entriamo nel, nel dettaglio. Diciamo che eh, importante è importante capire la distinzione che c'è fra una memoria e l'altra. Quindi, ROM, appunto, è quella che poi, in effetti, se vogliamo essere precisi, all'inizio eh, era di sola lettura. Dopodiché, in effetti, se voi andate a modificare il BIOS perché non so, avete aggiunto un altro disco, comunque è possibile. Eh, farlo no? comunque diciamo eh, nel caso più, eh, più comune diciamo originario la rom è una memoria che viene programmata in fabbrica in cui sono diciamo iscritti dentro dei dati e dei dei, dei programmi che non possono più essere eh, modificati dall'utente passiamo alla pagina successiva che è questa cambiamo allora questa qui eccola lì zac via questa il secondo tipo di eh, memoria è la memoria prom cioè programmable rom cioè è una rom programmabile quindi vuol dire che ehm, io non la compro già me la, me la programmo da sola no da solo io qui a casa ho un esempio casomai vedrò se riuscirò a tirarla fuori perché era un una regia automatica per radio, così che, che veniva buttata via, quindi voi potreste buttarla in discarica, boh, portiamo però, purtroppo non ho il programma, quindi eh, non so come farla funzionare. <coughs> quindi in pratica eh, si prende il chip, ci sono dei dispositivi eh, di programmazione, Oggi giorno interfacciati con il computer e quindi io posso andare a inserire dentro eh, il programma. Non so, per esempio, potrebbe essere che so, eh, per la gestione di una lavatrice. No? Oggigiorno, anche le lavatrici sono evolute, hanno addirittura i timer, possono addirittura essere comandate via internet. Quelle più evolute, nel caso della domotica. Quindi in pratica, io cosa faccio? Programmo questo chip di memoria. Che dentro contiene un programma. Che è quello che poi, girando la manopola sulla levatrice, mi dice: Boh, adesso fai soltanto la centrifuga oppure fai il programma completo, la temperatura alta bassa, quello che vogliamo. No? E, bon, quindi anche qua fa degli esempi: bon, fino a 64 kB, tempi di accesso, ma non ce ne interessa, no? Quindi, sono delle memorie che sono programmabili. Attenzione, programmabili una sola volta. Quindi, una volta che io se ho fatto un programma sbagliato e l'ho memorizzato nella PROM e mi accorgo che ho sbagliato, prendo la PROM e la butto via perché il programma è sbagliato e non me ne faccio niente. Andiamo sulle cose un po' più evolute a questo punto. Abbiamo le EPROM, RASBOL PROM. PROM cancellabili. Sono programmabili e cancellabili più volte. Quindi questo vantaggio. Ho fatto un programma, perfetto, l'ho sbagliato, orca la miseria. Aspetta, che cancello e lo rifaccio. Cosa però devo dire qua che è importante? Come è cancellabile, come viene cancellata? Ecco di questo l'esempio, che magari farò una fotografia, tramite le radiazioni ultraviolette. Quando vi mostrerò, c'è sulla. Beh, il chip è come quelli che abbiamo, un po' più grande, come quelli che abbiamo usato in laboratorio, no? Quando abbiamo fatto quei piccoli esperimenti con la breadboard hanno più piedini sono più larghe ecco sulla faccia superiore è aperta una finestrella trasparente no? da cui si vede dall'esterno il chip che è molto più piccolo del, del package ecco se infatti una volta programmato di solito si eh, copre con un'etichetta eh, un nera in modo che la luce non possa colpire perché è appunto se viene colpita dai raggi ultravioletti e anche la luce solare contiene dei raggi ultravioletti potrebbe andare a cancellare qualche cella e quindi a rovinare il programma. Quindi, se io ho sbagliato qualcosa, tolgo l'etichetta, vado a mettere sotto una sorgente di radiazione ultravioletta e cancello tutto il programma e posso riscriverlo. Attenzione che però la cosa non è infinita. D'altra parte anche le chiavette USB hanno un numero di letture e scritture molto elevate ma non infinito anche gli SSD stessa cosa quindi l'elettronica non è eterna quindi eh, c'è un certo numero di cicli di lettura e scrittura anche i cd o i dvd quelli riscrivibili non hanno un numero infinito di scritture un paio li accetta dopodiché se fate cancellazione e andate a registrare qualcosa sopra e può e può darsi, è facile che qualche vi, abbiate qualche artefatto o comunque abbiate degli errori poi in fase di riproduzione. Quindi tutto quanto non è eterno. Infatti è uno dei problemi è di come memorizzare per tempi molto elevati dei dati. Eh, ci sono dei, dei DVD particolari che costano ovviamente una botta che mi pare permettono, garantiscono la memorizzazione per non so quante decine di anni. Quindi posso cancellarla, però ho bisogno di che cosa? Ho sto discorso della finestrella: ho bisogno di, di una sorgente di radiazioni, di raggi ultravioletti, insomma è un po' scomodo. E allora arriviamo a quello che è forse la, la, la cosa che mh, fondamentalmente viene utilizzata in maniera molto estesa: che sono le EEPROM o anche E2 EPROM, no? cioè E al quadrato PROM, che sono electrically erasable PROM. Sono cioè, diciamo Rom programmabili che sono cancellabili elettricamente, quindi non ho bisogno più della finestrella da ogni volta coprire col nastro nero e, e per una volta che ho programmato e dopo togliere così via. Perché in pratica la cancellazione avviene per via elettrica. E questo ovviamente è un po' quello che succede quando si va a eh, modificare il, eh, diciamo, il programma ad aggiornare qualsiasi applicatura elettronica circa diciamo che è più o meno quello no abbiamo un all'interno c'è un, una memoria in cui è contenuta il programma c'è a un certo punto quello che si chiamano flash rom vabbè ma comunque siamo lì e quando c'è viene aggiornato un, il programma per avere per, diciamo per Togliere alcuni problemi, qualche malfunzionamento o per migliorare le, le prestazioni, e viene fatto un aggiornamento appunto di questa memoria. E questo viene fatto appunto la cancellazione per via elettrica. Dopodiché, ovviamente, si va a, a memorizzare il nuovo programma. Si può anche, ovviamente, fare una cancellazione selettiva, cioè non cancellare tutto il contenuto della EPROM, bensì soltanto la parte che deve essere poi aggiornata. Bon, poi sono queste che, boh, insomma, non... E eh, sinceramente, mh, non ne avevo mai sentito parlare, tanto è vero che infatti non hanno avuto successo, quindi le eliminiamo. Ecco, sono le, <coughs> le flash, che sono memoria semiconduttore, anche esse di tipo non volatile, quindi mantengono i dati memorizzati al loro interno, e sono programmabili e cancellabili esattamente come le EPROM, nello stesso modo. Eh, in questo caso, eh, diciamo, si chiamano flash perché il processo di riscrittura può essere molto più veloce perché la cancellazione eh, avviene per settori. È un difetto in certi sensi, però praticamente rende il, pro il processo più veloce. Ecco, mh, diciamo che sono molto usate nelle memorie stick nel memory card, nel memory card, pendrive. Quindi praticamente la chiavetta USB è una memoria tipo flash. Infatti voi eh, quando andate a, a scrivere, di solito il processo di scrittura è sempre più lungo di quello di lettura, proprio per questi motivi, no? Comunque, ehm, come dice qua, le flash hanno delle capacità più elevate delle EPROM e soprattutto eh, hanno un processo appunto eh, più veloce. Poi D Abbiamo già parlato. Abbiamo le memorie di tipo RAM, RAM, Random Access Memory, memoria di eccesso casuale. Queste sono memorie di lettura, scrittura e tipo volatile, cioè è la memoria del computer, in cui appunto viene all'atto dell'accensione, della partenza del sistema operativo. vengono ovviamente memorizzati i programmi e anche i dati, e quindi c'è un continuo. Eh, diciamo scambio fra il microprocessore e i dati contenuti nella RAM proprio per caricare i programmi. Tipo, non so, eh, voglio, sto usando Excel, voglio usare anche Word. Ecco che allora dal disco fisso il programma Word viene caricato nella memoria RAM. Dopodiché, ovviamente. Mh, io a seconda di quello che devo fare, devo editare un testo, voglio stamparlo, voglio modificarlo, voglio cambiare, vado ad accedere appunto a un modulo di questo programma contenuto nella RAM e vado ovviamente a leggere dei dati o vado a scrivere dei dati, no? cioè vado a leggere dei dati, magari c'è un file di, di, di Excel che fa la contabilità familiare, posso andare a prenderlo, elaborarlo e poi riscriverlo, dopodiché salvarlo di nuovo sul disco fisso oppure no. Ehm. Come detto prima, il vantaggio è che io non devo andare a scorrere tutta la memoria, basta che sappia che abbia le coordinate e quindi dico che devo andare a accedere a quella parte della memoria che parte dall'indirizzo X fino all'indirizzo Y e quindi posso accedere alla singola locazione di memoria. Eh, voi sapete, come abbiamo detto l'altra volta, la memoria ha una, diciamo, una, la cella di memoria che si chiama anche parola word può essere composta da un certo numero di bit inizialmente 8 oggi insomma siamo ovviamente con valori molto elevati altra distinzione so è quella che eh, diciamo per quanto riguarda le RAM possiamo fare sono le, le, le RAM di tipo statico o SRAM e di tipo dinamico vedete anche DRAM eh, boh, Allora, visto che abbiamo parlato di flip flop, le prime le SRAM sono composte da, da flip flop, eh, le seconde invece eh, hanno diciamo mh, sono mh, composte da, da piccole capacità per memorizzare singoli, eh, singoli dati. Comunque, vabbè, mh, cosa possiamo dire? Che quelle dinamiche, quelle statiche. Eh, non hanno bisogno di fare un refresh, mentre le dinamiche sì, cioè in pratica eh, la, la, la RAM, no? se io non faccio qualcosa, i, i dati che vengono memorizzati, visto che sono anche delle capacità dentro, insomma, vabbè, non entriamo nel dettaglio tecnico, i dati tenderebbero a cancellarsi. Quindi io praticamente devo fare un refresh, cioè devo rinfrescare, diciamo. Ehm, riscrivere in un certo senso periodicamente il dato in modo da evitare la perdita di memorizzazione quindi diciamo eh, anche qua c'è una velocità di refresh ma dipende poi dal computer e da tante altre cose passiamo alla pagina successiva dopodiché penso che abbiamo quasi finito perché poi alle 11 ho un altro live, in effetti non ho neanche un minuto di, di... cominciare in ritardo che con loro. E, um, dopo magari eh, oggi o domani manderò un DM al solito mio interfaccia e così ci mettiamo d'accordo, magari perché vi preavviso che facciamo un, un Google Meet così ci, ci, ci vediamo in maniera tutto informale, una roba di 10 minuti, magari sperando che ci siate tutti quanti. Così almeno ci, ci rivediamo un pochino eh, di persona. Allora, allora diciamo che, eh, vabbè, qua c'è un'altra cosa, ci sono le, le RAM di tipo sincrono, di tipo statico, lo si chiamano SSRAM, Synchronous SRAM, ma quello che sicuramente ci, ci ricordiamo di più, le eh, memorie eh, di tipo sincrono dinamico, le SDRAM. Che sta per Synchronous di RAM, che sono appunto, eh, diciamo, eh, più utilizzate nel, nel, nel memoria del computer, eh, in pratica, il refresh, eh, diciamo, eh, viene boh, non so con che frequenza, ma soprattutto lavorano con un clock sincronizzato con quello del sistema, e quindi abbiamo dei tempi di accesso eh, molto minori. Vabbè, sono disponibili con clock interno fino a 200 MHz. Eh, poi, vabbè, ci sono anche le SDRAM di tipo DDR, che sta per Double Data Rate. Qua c'è stata un'evoluzione, per cui anche con dietro a queste sigle un po' ci si perde. Cosa vuol dire DDR, Double Data Rate? Vuol dire che praticamente hanno eh, una maggiore larghezza di banda, cioè riescono a, eh, diciamo, a veicolare... Eh, molti più dati, in quanto possono trasmettere i dati sia sul fronte di salita che sul fronte di discesa del clock, cioè io in pratica posso fare un'operazione di lettura o di scrittura quando faccio il fronte di salita normalmente, no? con le DDR invece faccio un'operazione di lettura per esempio durante il fronte di salita e un'altra operazione di lettura durante il fronte di discesa, quindi voi capite che raddoppio rispetto al caso normale il trasferimento dei dati, siccome lo scopo è quello di avere. Macchine software sempre più veloci è chiaro che tutto quello che va a influire sulla velocità è ben gradito. Beh, qua fai una distinzione: eh, abbiamo le DDR2, le DDR3, le DDR4, eh, e addirittura queste ultime arrivano fino a frequenze di clock di 3 GHz. Vabbè, ah, come si diceva prima, ci sono anche delle RAM non volatili. E grazie a una batteria tampone che insomma eh, viene ricaricata quando il computer è acceso, comunque anche la batteria ha un una sua durata. Di solito ci si accorge quando magari almeno sui computer più vecchi, accendendo il computer dà un errore in quanto i dati presenti nella RAM non sono congruenti, e quindi bisogna poi andare di nuovo nel setup a reinserire i dati. Una cosa che succede con le macchine nuove non mi è ancora successo, ma siccome è un computer. Del 1900 è degli anni 90, che quindi ha 30 anni, perfettamente funzionante per carità. Ci ho cambiato la batteria, però insomma, era un 386 con processore matematico addirittura, quello me l'hanno regalato veramente. <coughs> bon, poi c'è ancora un'altra distinzione, con RAM ROM RAM e AROM. Me la siamo a perdere. I registri, beh, i registri sono praticamente delle memorie che eh, servono come memorie tampone ma sono soprattutto memorie costruite all'interno del microprocessore che servono appunto per mettere dei dati eh, in maniera temporanea su cui agire, su cui fare dei calcoli. Un'altra sigla è la CCD Charge Coupled Devices, sono praticamente delle memorie volatili che però hanno delle capacità elevate, insomma praticamente sono come se avessero dei condensatori dentro, poi addirittura un tempo c'erano dei, dei dischi anche con le magnetic bubble, bolle magnetiche, eh, appunto per memorie di, di massa. Beh, insomma, ci sono tante cose, ma diciamo quello che è fondamentale, appunto, è la distinzione fra memorie eh, seriali, sequenziali ad accesso diretto, RAM, ROM, insomma, poi qua eh, se andassimo nel dettaglio anche per quanto riguarda. Le DDR4 praticamente, boh, 18 sono tutti i dati che quando dovete comprare la memoria trovate, no? E dipende da, dal computer perché è inutile avere una memoria velocissima quando il processore o il disco fisso sono vecchissimi. Quindi tutto dovrebbe essere il più possibile coerente in modo da evitare i cosiddetti bottleneck, no? i colli di bottiglia, perché eh, anche se abbiamo una memoria molto molto veloce ma il microprocessore che so a, a, lavora a una frequenza più bassa, ecco che allora chi comanda ovviamente è quello che è più lento. Quindi il microprocessore, essendo più lento, comunque non può garantire le massime prestazioni che ci può dare anche una memoria molto, molto veloce. Va bene, qui adesso io mi fermerei perché sono le 10:57. Quindi, un attimo che riappaio, forse, no, perché devo cancellare questo, eccoci, c'è tutta una precedenza fra le, le, le cose. Bene, quindi allora, dicevo, eh, manderò un DM al solito, alla mia solita interfaccia eh, e così magari una un pomeriggio, non so, dieci minuti, vi mando prima tramite email il link così ci colleghiamo su Google Meet, così facciamo anche una prova per quanto riguarda quella che potrebbe essere una simulazione della verifica. No? Cioè che magari io vi spiego le cose all'inizio, poi vi mando questo chiaramente ve lo dirò nel, nel Google Meet, appunto, vi manderò il link per il Google Moduli oppure semplicemente il testo. Poi, alla fine voi, come detto prima, dovete fare una fotografia e inviare la casella posta elettronica. Bene, non ci sono domande, penso eh, tutto quello che ho detto l'avete visto, l'ho ricavato dal libro, e, quindi per il momento salvo ulteriori comunicazioni ci eh, vediamo appunto mh, forse oggi, oggi pomeriggio, no domani pomeriggio e dopodiché eh, appunto vedrete eh, sul registro elettronico la, la cosa. E magari fate presente a Odorico. Io adesso cercherò di contattarlo la prossima settimana in modo da, da, da concordare anche con lui per quanto riguarda la verifica di recupero del primo quadrimestre. Bene, buon proseguimento con le altre lezioni. Buon 25 aprile, buon ponte del 25 aprile. E alla prossima, ciao a tutti.